In via Sanzio, in zona Sassonia, c'è un angolo verde. Per i tuoi regali speciali, Fioreria Ferri. Piante e fiori per tutte le occasioni ed eleganti idee profumate. Fabrizia ti stupirà con le sue idee creative e originali. PR Group Italia offre soluzioni decorative a 360 gradi per l'intera casa o la singola parete, proponendo la soluzione ideale dal colore agli effetti decorativi, fino ai decori in gesso, rendendo unico il tuo ambiente. Il Natale di arredare la tavola. Magiche emozioni, momenti che da sempre noi rendiamo unici. Vi aspettiamo per scoprire le ultime novità per un Natale che farà la differenza. Arredare la tavola. I vostri desideri sono da sempre le nostre proposte. Domenica 22 novembre all'azienda Guerrieri di Piagge, Viaggi Metauro ed Enterprise Viaggi invitano le coppie alla ricerca del viaggio di nozze perfetto a un pomeriggio in giro per il mondo. Esperti tour operator, musica cubana d'autore, brindisi al ritmo di country e piacevolissime sorprese vi aspettano. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera. Per questa puntata di Guarda chi c'è, noi andiamo a scoprire una disciplina orientale, il Kung Fu, e andiamo a conoscere la SD Shenlong di Fano alla Palestra delle Commerciali. Andiamo a scoprire tutto dello Shenlong e lo facciamo con il direttore sportivo Diego Rillo della SD Shenlong di Fano. Ciao Diego. Ciao, ciao a tutti. Diego, allora, hai suscitato la nostra curiosità. In parte abbiamo visto qualche mossa di Shenlong, però vogliamo sapere che cos'è questa disciplina sportiva e in cosa consiste. Ok, l'associazione si chiama Shenlong, che vuol dire drago divino, drago celeste, e facciamo Kung Fu tradizionale. Principalmente nasciamo come scuola di Kung Fu Shaolin, l'arte dei monaci guerrieri, e pratichiamo anche uno stile interno che è il Tai Chi Chuan, che si sta espandendo sempre di più nel territorio anche italiano. Il Tai Chi Chuan e il Qigong sono degli stili interni che servono per la salute, ma servono anche per ritrovare un certo tipo di centratura. Quindi ecco, è un Kung Fu però leggermente diverso? Il Kung Fu Shaolin è leggermente più esterno, vuol dire che prima privilegia il movimento fisico e il rafforzamento esterno del corpo per poi passare lentamente all'interno, quindi si lavora prima fisicamente in modo più forte e pesante. Nell'interno invece si fa un lavoro interno, quindi si cerca di trovare il proprio centro, la propria energia, la propria rilascio della gravità, per poi passare all'esterno e rafforzare anche il fuori. Sono due strade che portano allo stesso risultato. Una curiosità, è una disciplina di difesa oppure può essere anche d'attacco? Sia il Kung Fu Shaolin che il Tai Chi Chuan sono entrambe delle arti marziali complete, vuol dire che non c'è difesa-attacco, ma sono la stessa cosa, nel senso che la difesa è l'attacco e l'attacco è la difesa. E mettere uno, mettere l'altro è come uno yin e uno yang, senza il nero, senza il bianco, sono insieme, è difficile separare i due concetti. Tu Diego, come ti sei avvicinato e come hai conosciuto questa disciplina? Allora, io ho iniziato a fare Kung Fu all'età di 10 anni, ero un bambino abbastanza vivace, i miei genitori mi avevano inquadrato bene, avevano visto che avevo bisogno di disciplina. E quindi... Ah, pensavo di incanalare le energie. Anche di incanalare l'energia. Da lì ho conosciuto il mio maestro Raffaele Lucena, che insegna a scuola, nella scuola che si chiama Shenlong Shaolin Kung Fu Quan, e
come per qualsiasi percorso di qualsiasi allievo, a un certo punto ottiene dei buoni risultati e incomincia a fare un percorso che lo porta a diventare allo stesso tempo un maestro, e ho cominciato a insegnare qui a Fano 12 anni fa. E da lì poi hai continuato. È una disciplina che sta prendendo piede, che si sta diffondendo? Lo Shaolin Kung Fu esiste da 1500 anni, quindi in Cina esiste da un sacco di tempo. Non proprio nuova, quindi. Non proprio nuova, è una disciplina tradizionale. Qui in Italia è cominciato a svilupparsi 30-40 anni fa, però vedo che molti ragazzi, molte persone, ma anche molti adulti si stanno riscattando e stanno riscoprendo quest'arte del Kung Fu. Il Kung Fu lo può praticare qualsiasi persona, sia che sia Kung Fu Shaolin che sia Tai Chi, perché è il Kung Fu che si adatta alla persona, non il contrario. Faccio un esempio: se io faccio una disciplina che prevede un certo tipo di scioltezza, devo essere predisposto per quel tipo di attività. Invece il Kung Fu è talmente tanto vario che sono io che cerco di farmi adattare dal Kung Fu. Quindi è adatto a qualsiasi età, anche persone che superano i 50 anni stanno incominciando a venire a fare Kung Fu Shaolin proprio perché trovano dei benefici, perché quando erano un pochino più giovani non si sono mai spinti a frequentare un corso di Kung Fu. Ecco, quindi serve sia per il corpo ma anche per la mente, per rilassarsi, per scaricare le energie. Esatto, serve, è una disciplina, quindi non è uno sport, che lavora a 360 gradi, quindi lavora sul miglioramento di se stessi, lavora sull'equilibrio, lavora sulla la propria energia, lavora sul corpo, lavora sui tendini, sui muscoli, sulla parte psicologica della persona, sul rilassamento. È come il concetto di prima di difesa, attacco e difesa, non sono separabili. Quando uno lavora su se stesso, lavora a 360 gradi su tutto. Ho visto una cosa che ho notato, no? Parecchie anche donne che fanno questa disciplina, dalle bambine alle più grandi. Sì, il Kung Fu è per tutti, maschi, femmine, bambini, adulti, non ci sono limitazioni sull'età o sul sesso. Una volta, forse molti anni fa, c'era questa cosa che le arti marziali erano solo per la parte maschile. In realtà molte ragazze, molte bambine, molte signore si stanno avvicinando al Kung Fu proprio perché trovano una parte che le affascina. Voi, vediamo alle informazioni tecniche, adesso svolgete la vostra attività nella palestra delle commerciali. I corsi sono iniziati, però per chi fosse interessato può tornare, anche inizierete nuovi corsi, si può aggiungere? Sì, noi abbiamo cominciato quest'anno alle commerciali, l'Istituto Commerciale Cesare Battisti, ed è una situazione provvisoria perché stiamo fondando una nostra scuola, quindi sarà un istituto di ricerca per le arti marziali e per pratiche orientali nostra. Quindi sarà una sede con gli spogliatoi, con le docce, con una sala per i genitori dove possono vedere la lezione, una sala biblioteca, una sala conferenze e una sala di pratica attrezzata per le arti marziali completamente nostra, perché nel tempo da pochi iscritti siamo diventati sempre di più, fino ad arrivare a un centinaio, e quindi abbiamo esigenze di avere una struttura nostra per sviluppare ancora di più il contesto delle arti marziali. Dov'è e da quando sarete in questa struttura più o meno? I lavori sono incominciati da poco, l'inaugurazione è prevista per gennaio con l'anno nuovo. E quindi a gennaio siete tutti invitati nella nuova struttura della Shaolin delle arti marziali. Si trova nell'ex zuccherificio, via del fiume. Si trova più o meno in linea d'aria davanti alla piscina, c'è una micro piscina davanti. Altre informazioni tecniche, in che giorni e in che orari fate questi corsi? I corsi sono lunedì e mercoledì e venerdì e sono divisi in varie fasce d'età. Dalle 5 alle 6 c'è un corso per bambini molto piccoli, prescolare, che va dai 4 ai 6 anni.
dalle 18 alle 19 c'è un corso invece che va per i bambini un po' più grandi, che va dai 7 ai 12 anni. Poi ci sono dei corsi di Tai Chi che va per tutte le età, Tai Chi e Qigong, che va dalle 19 alle 20, e dalle 20 alle 22 ci alleniamo con gli adulti nel Kung Fu Shaolin. Una curiosità, Diego, che cintura hai? Io sono il maestro della scuola, quindi diciamo che per forza sono una cintura nera, ma come dice Bruce Lee, la cintura serve solo per tenere sui pantaloni. Ecco, perché poi bisogna vedere dopo cosa c'è dentro la cintura, esatto. Volevo lasciare anche per chiudere i recapiti dell'associazione, così se qualcuno vuole chiedere informazioni, oltre che venire qui in palestra, può anche chiamare o contattarvi in altro modo. Esatto, noi abbiamo un sito che funziona molto bene per dare informazioni di orari, di giorni e le informazioni anche sulla cultura di quello che facciamo, che si chiama www.shenlong.it. che è quello là in basso. E il mio recapito di telefono è 389 47 72 426. Mi potete contattare, se non vi rispondo è perché sto facendo i corsi e le lezioni, altrimenti mi contattate tramite un'email oppure accedete al sito. Siamo con Luca, che è un istruttore di questa bellissima disciplina. Luca, come hai iniziato questa arte marziale? Allora, diciamo per caso, perché fin da piccolo ho provato sempre diversi tipi di sport, dal calcio, nuoto, tennis, però sentivo che c'era sempre qualcosa che mancava in questi sport. Poi un giorno ho trovato questa palestra di Kung Fu, che prima era vicino a casa tra l'altro, e cominciando a vedere i movimenti, tutto il vario stile del Kung Fu che facciamo, ho cominciato a piacermi sempre di più, ho iniziato ad allenarmi sempre più seriamente. E infatti anche ultimamente abbiamo fatto una gara mondiale importante a Rimini, che è andata piuttosto bene. Quanto sei arrivato? Allora, ho totalizzato un primo posto e 3 secondi posti. Quindi è andata molto bene allora. È andata bene, dai. Campione. E poi abbiamo fatto altre gare nazionali, di vari livelli, regionali, tutte andate molto bene. E adesso alleni? E sì, adesso do una mano al maestro, insieme anche ad altri istruttori, Antonio, e cerchiamo sì, di comunque di trasmettere quest'arte ai più giovani. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Guarda chi c'è, ringraziamo la SD Shenlong di Fano per averci ospitato e ringraziamo i nostri sponsor che ci sostengono, che sono Colorificio Rama by PR Group Italia, Galleria Auchan di Fano, Fioreria Ferri e Autoagenzia Bultrighini. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Domenica 22 novembre all'azienda Guerrieri di Piagge, Viaggi Metauro ed Enterprise Viaggi invitano le coppie alla ricerca del viaggio di nozze perfetto a un pomeriggio in giro per il mondo. Esperti tour operator, musica cubana d'autore, brindisi al ritmo di country e piacevolissime sorprese vi aspettano. Il Natale di arredare la tavola. Magiche emozioni, momenti che da sempre noi rendiamo unici. Vi aspettiamo per scoprire le ultime novità per un Natale che farà la differenza. Arredare la tavola. I vostri desideri sono da sempre le nostre proposte. PR Group Italia offre soluzioni decorative a 360 gradi per l'intera casa o la singola parete, proponendo la soluzione ideale dal colore agli effetti decorativi, fino ai decori in gesso, rendendo unico il tuo ambiente. Dal 1975 la Fioreria Ferri propone con passione e serietà piante e fiori di stagione per la casa e il giardino. I prodotti tipici delle aziende agricole marchigiane d'eccellenza vi aspettano per composizioni e idee a regalo per ogni occasione. Fioreria Ferri, da 40 anni il meglio per te.